Tutto da rifare nel centrodestra a Taranto. A 20 giorni della presentazione delle liste, l'alleanza PDL Terzo Polo è in cerca d'autore sul nome del candidato sindaco. Una condizione di crisi senza precedenti, cui i berlusconiani negli ultimi 18 anni non si sono mai trovati e che ha messo la dirigenza del PDL davanti al primo banco di prova dalla celebrazione del congresso e da cui, va detto, esce piuttosto malconcia. Nel quartier generale dei partiti, in queste ore la frenesia, per non dire la disperazione, è palpabile. I vertici provinciali del PDL, dalla triade dei neocoordinatori Montanaro, La Terza, Perrini, a quella dei consiglieri regionali Sala, Lo Spinuso, Chiarelli, hanno ingaggiato un imbarazzante rimpallo di responsabilità sull'improvvisa retromarcia dell'imprenditrice Maria Teresa Basile. L'imprenditrice, fino a 48 ore fa, acclamata dal PDL e salutata quale candidata della nuova era per Taranto e per la sua politica. E al contempo si sono lanciati in un pressing senza precedenti sul direttore della Banca di Taranto, Lelio Miro, chiamato ad immolarsi quale agnello sacrificale sull'altare di una campagna elettorale ormai allo sbando. Miro, che fino a pochi giorni fa ha respinto al mittente il corteggiamento dei partiti, oggi apre un timido spiraglio e potrebbe lanciare un salvagente ai partiti che difficilmente potrebbe salvare loro anche l'immagine, ma le possibilità di un disco verde di Miro restano ad oggi molto ridotte. Ecco perché in pezzi del PDL nelle ultime ore serpeggia un'idea antica: l'alleanza con il leader di AT6 Giancarlo Cito sul nome del figlio Mario, candidato sindaco. Ipotesi difficile, considerate la linea della resistenza che fino ad oggi ha prevalso nel PDL, ma non impossibile, che porterebbe comunque alla rottura col Terzo Polo. L'alternativa resta una candidatura di bandiera nel PDL tra Vitanza, Condemi e Salinari.